Sibilia, non c'è Sibilia. Deputata Dadone, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Allora, il Presidente del Consiglio lo aveva promesso dal giorno del suo insediamento ed ecco arrivare in meno di 3 mesi direttamente da Palazzo Chigi il tanto atteso decreto per il rilancio economico del Paese, meglio conosciuto come decreto del fare. L'entusiasmo è stato talmente tanto che i nostri ministri hanno dato vita ad un mega provvedimento composto di ben 86 articoli in cui vengono trattate le materie più disparate, tanto che si stenta a trovare un nesso logico. Sono ben lontani i tempi in cui i decreti legge dovevano attenersi ai rigorosi parametri dettati dalla Costituzione. Requisito dell'urgenza, contenuto uniforme, pertinenza alla materia trattata e comprovato stato di necessità per la sua emanazione. Il nostro ordinamento costituzionale infatti conferisce al Parlamento e non al Governo il potere legislativo, ma ormai sappiamo tutti che anche a Costituzione invariata, questo lo sottolineo, anche a Costituzione invariata, il potere di legiferare è quasi esclusivamente in mano all'esecutivo. Altro stralcio di giornale, non sono parole mie. Una volta era il Parlamento che dettava i principi e i criteri direttivi a cui il Governo si doveva attenere per l'emanazione dei decreti attuativi. Ma in questo caso il Governo questi principi se li è scritti da solo e impegna se stesso ad emanare un decreto secondo regole che ha stabilito in piena autonomia, in barba agli insegnamenti di Montesquieu sulla suddivisione dei poteri. Ecco, questi stralci di articoli di giornale dovrebbero far riflettere un po' tutti, o almeno i superstiti di questa incredibile aula, perché quello che stiamo tentando di fare non è ostruzionismo sterile, è tutt'altro. Stiamo tentando di apportare dei miglioramenti a quello che è un decreto che a nostro parere era da rispedire al mittente. Siamo partiti in totale con 2.200 emendamenti, poi sono stati ridotti a 500, poi con criteri ben poco chiari siamo ad arrivati a una richiesta di circa 80, per arrivare a 2 o 3, ma scoppi l'avarizia, facciamo anche a 4 per il 5 Stelle. Ora, le discussioni nelle notturne di commissione sono state eterne e con sommo stupore ho visto anche la maggioranza sollevare il problema dell'eterogeneità della materia che ha portato a scrivere così tanti emendamenti. E la domanda che mi sono posta è dove fossero queste persone quando avevamo proposto e votato la pregiudiziale di costituzionalità relativa proprio all'eterogeneità della materia di questo decreto. E con sommo stupore ovviamente non mi sono data una risposta. Per cui inviterei a non cedere a facili attacchi e invece a darci una possibilità di migliorare questo decreto, magari dando qualche voto favorevole a questi ordini del giorno. Grazie. Grazie. È iscritto a parlare il